fatto di mettere insieme agricoltori, tecnici, trasformatori e di farli dialogare attorno al mondo dei frumenti locali, cosiddetti antichi, ma soprattutto insomma proprio varietà, popolazioni locali. E abbiamo due strisce di frumento Piave e poi del frumento duro Floridia. Noi partiamo dal bisnonno di tutti i frumenti coltivati, diciamo il vero grano antico che è un monococco, e poi passiamo al farro di cocco, allo spelta, poi abbiamo tutti i grani teneri, i grani duri, alcuni orzi. Un semi è iniziato nel 2019, è durato fino al 2022 ed è stato il finanziamento del progetto con semi è avvenuto tramite la comunità europea e quindi è un finanziamento europeo della del PSR. Il progetto con semi nasce da una realtà che c'era già in atto, e che era una realtà fatta di agricoltori biologici. La maggior parte di questi facevano capo ad Ave Provi, associazione veneta dei produttori biologici. Però attraverso il progetto volevamo dare impulso, diciamo, a tutto ciò che riguarda all'interno del mondo biologico, tutto ciò che riguarda il tema della biodiversità e dell'autoproduzione dei semi. Sicuramente la tutela della diversità e la tutela e poi la produzione, quindi da un lato sicuramente il cercare di tutelare quello che può esserci, che c'è ancora, e però dall'altra far sì che possa diventare una linea anche che diventi proprio parte integrante delle produzioni agricole, quindi all'interno proprio delle diverse aziende. Cioè il forte competitor della grande distribuzione, cioè, diventa veramente il colosso che schiaccia. Quindi il trovare comunque, il mantenere nel momento in cui si trovano delle nicchie, degli spazi comunque di produzione e poi di diffusione dei prodotti. I miei parametri sono nella qualità del prodotto, qualità in termini organolettici, gustativi, e qualità anche in termini chimici, diciamo chimici intendendo non la chimica ma di analisi.